La pittura, tra tutte le varie discipline artistiche, tutte le possibilità espressive dell'animo umano, la cosa che mi ha sempre interessato di più è soprattutto perché conserva in sé una caratteristica di riproducibilità, soprattutto emozionale. In questi anni stiamo riscoprendo dei valori innati della pittura stessa. Dimensione, di limite di spazio, e questa cosa a me affascina molto. Lavorare su qualcosa che abbia un inizio ed una fine. È importante, secondo me, ritrovare anche nell'animo umano questa appartenenza al tempo, questa appartenenza al limite. Questo è un muro su cui io lavoro praticamente quotidianamente e mi piace conservarlo in questa maniera, un po' conserva in sé e porta delle cicatrici di ogni lavoro. Non mi sono mai legato in realtà ad uno stile ben preciso e ad una soggettistica ben precisa. Mi appassionano delle cose e cerco di approfondirle di analizzare la maniera migliore di rappresentare queste cose un po' che nascono in me ogni giorno. Mi hanno sempre affascinato quelle dimensioni esotiche, antropologicamente interessanti, quindi iniziai a fare viaggi in Costa Rica, Brasile, un po' diversi angoli del Sud America. Tra tutti questi viaggi poi è arrivato un giorno in cui decisi di andare in Africa, sono stato la prima volta in Etiopia facendo i giri, poi da lì mi sono spostato in Kenya e è scattato un amore unico, nel senso che ho trovato una dimensione proprio, soprattutto per quanto riguarda il mondo del lavoro, perfetta, perché mi permetteva di avere spazio per lavorare, i miei occhi erano sempre pieni di colore, di vita. Signore e signori, buongiorno. L'intervista che effettueremo oggi sicuramente viene eseguita in una location fantastica. Siamo in Kenya, gennaio 2016. Oggi avremo il piacere di parlare con un artista che tutti i nostri collezionisti conoscono, amano e apprezzano da anni. Abbiamo il piacere di parlare con Domenico Di Genni. Mi appassionai molto al mondo della fotografia, al mondo tribale, quindi viaggiavo tanto in posti anche remoti, tra Lago Turkana, Lake Magadi, e quindi andavo, facevo scatti di fotografie e poi realizzavo questa serie di dipinti. Per caso iniziai a scrivere sui dipinti, cercando dei simboli e di inserire dei linguaggi, delle interferenze visive a questa immagine tradizionale del ritratto, e venne fuori questa prima linea di opere che io chiamai Ishara, che in lingua Swahili vuol dire segni. Sui tuoi dipinti spesso e volentieri appaiono dei segni, dei tattoo primordiali, dei segni tribali. Poi successivamente, come tutti coloro che fanno un viaggio, decisi di riportare queste esperienze visive ed emozionali a casa, quindi in Italia, grazie al supporto e all'incoraggiamento di Casa d'Arte San Lorenzo, con cui lavoro ormai da tanti anni. Ho fatto un po' di conti, forse 18 anni, sono praticamente diventato maggiorenne e mi toccherà in qualche maniera iniziare a mettere la testa sulle spalle. Facciamo questa mostra in uno spazio bellissimo della San Lorenzo a Milano.
appartenenza, quindi portai questo spaccato delle varie tribù del mondo, ed erano dei ritratti fatti spesso con materiali poco consono nella pittura. Usavo tantissime terre locali, avevo presente queste terre rosse dello Tsavo, di questi paesaggi che un po' identificano l'Africa, curata da Alessandra Redaelli, corredata da un catalogo molto bello, molto innovativo, fatto con un formato molto grande. Poi decisi di trasferirmi totalmente in Kenya, aprii una casa studio in quel di Malindi e lì lavorai per tanti anni. Aprendo lo studio anche ad esperienze nuove come scuole, progetti legati ad aiuti, con il signor Briatore nel suo resort Billionaire. Mi diede la possibilità di avere una mia galleria personale, che comunque hanno dato lustro e tanta immagine al mio lavoro sia in Italia che nel mondo. Poi ci decidemmo di tornare in Italia, soprattutto perché nacque la mia prima figlia, Amelina. Iniziai a fare dei disegni usando delle scomposizioni tipiche del mondo digitale, tipo dei glitch, degli errori, e venne fuori un corpo di lavoro che io chiamai etere, quintessenza, no? Il fluido vitale che attraversa tutte le cose, fluido di trasmissione delle immagini televisive, radiofoniche, digitali. Questo anno, che in tanti considerano strano e che in realtà è estremamente strano, c'erano diverse mostre importanti in programma, ovviamente tutto rimandato, ma tutti i progetti per fortuna ancora aperti. Questo flusso vitale fatto di mostre e di esperienze si è praticamente fermato. Ho deciso di prendere questo tempo per me stesso e sto cercando di fare ricerca, quindi di approfondire, di sbagliare, portando avanti in realtà due ricerche ben distinte. Una legata proprio al mondo dell'Africa attraverso la rappresentazione dei ritratti fatti con esperienze gestuali e segni tribali, e in più di approfondire quel mondo che era la mostra di Etere, legato alla nostra dimensione in questa nostra contemporaneità digitale. Quindi sto a dire queste immagini fatte attraverso l'uso del pixel, delle distorsioni digitali, degli errori così tecnologici.